Buongiorno, sono tornata, sono un po' ammalata e nulla, è un po' che non faccio video. Avrei anche da fare un video acquisti, varie cose comprate in diversi tempi. E lo so. Allora, ieri sera mi hanno... Allora, ieri sera ho accompagnato la tua casa. Con una busta, allora vediamo se quella, vabbè adesso, quella borsa là, piena di cose. Dove c'erano dentro questa, tutte queste cose qua, quest'altra, poi beh, anche quella di, vabbè di Etos, ma è solo la borsa di Etos, e altre cosine insomma. E nulla, la sua collega, un po' matta, vabbè no, nel senso buono. E la sua collega ha eliminato un po' di cose. Io stavo eliminando robe mie e mi hanno dato altro. Nulla, così me le mostro. Poi ci sono cose che comunque metterò. Ho già messo in vendita e quindi beh, nulla, ve lo dico eventualmente. Ma a parte che in un video, anche perché insomma, sono cose che ho già messo nelle scatolette, nei sacchetti, quindi non riesco comunque a. No, non so, intanto vi mostro questa bellissima scatola di latta della Thun. Carinissima. E anche qua ci sono un sacco di cose. Sacchetti, sacchettini. La bijou. No, questo ve lo faccio vedere subito, visto che l'ho trovato. Se riesco ad aprirlo. Non ce la farò mai con una mano sola. Allora, beh, quello l'ho messo dentro io. Questo anello regolabile. E questo è uno di quelli che è in vendita, che metterò comunque, non è ancora ma lo metterò. Poi c'è questo buffetto di Dio così di Two Jewels, sì. Two Jewels. Questa catena mi piace. Adesso devo vedere. Insomma, questa catena è carina. Si è annodata. Ma fa un bagno comunque così. E nulla. Quindi questo comunque è in vendita. Lo metterò comunque. Vabbè, se vi interessa qualcosa, fatemi pure sapere. Adesso com'era sto coso così. Vabbè. Ok. Poi, la vinta, già che sono qua, vi faccio vedere questi bellissimi orecchini della Broadway in oro rosa. Quindi questo pezzo si mette dietro. Vabbè, penso che lo si capisca, insomma. Ok, vabbè. Tre, due, uno. Oh, dai che forse ce la facciamo. Vabbè, ok, la farfallina è staccata, quindi potete usarlo così, oppure senza il petto sotto, solo come brillantino, così. Come punto luce. E qua. Perché non si chiude? Oh. Vabbè, ok. Poi, questa l'ho mostrata, poi c'era questo che non so se è lui, qua c'è dentro il coso della bustina, comunque questo bracciale in perle con il pendente così, con un cuore appunto viola e il bracciale così in perle. Poi c'è, scusate, vabbè, quest'altro bracciale che è simile alla collana che avevo, che mi ha già dato. Vabbè, questo qui. Questo, non lo so, poi deciderò poi. Non lo so.
beh, sono contentissima di avere questa, che è quella che si allunga. Sto bene, non so se vado a fare perché comunque, però, al limite farò vedere un altro video. Io ce l'ho, finto ovviamente, un'imitazione presa anche dai cinesi. E qua, questa addirittura ha su ancora la protezione. Come potete vedere. Nulla, questa sono contentissima. Poi, quest'altro cuore, non so di però cosa. Ah, ecco, l'ho visto adesso. Ok, a posto, basta. Giuro, l'ho visto adesso. Infatti, un po' comunque, un po' scheggiato qui lo smalto. Quindi, appunto, anche questa. E poi quest'altra, che è Destroyed. Io ho un paio di orecchini così. Senza questo. Sono tre cuori, uno più piccolo dell'altro e sempre tutti sbrillucci così, così. Quindi potrei con questo potrei avere una parer. Ok, va bene. Nulla. Poi, oddio, qui, vabbè, qui c'è una cosa che adesso non so come che punto riuscirò, però no, eccola qua. Ok. Quest'altra di novellato, questa con con le due perle, con le due sì. È pesante, veramente è pesantissima. Così, perla bianca, perla nera e il pendente in mezzo. Sì, ok, va bene. Ok. Perché di questa avevo un'imitazione? Credo che fosse qui, non so. No, è un'imitazione di un'altra marca. Vabbè. Ah, poi questa cosa bellissima che purtroppo per il mio cellulare non va bene. Questa è di Bagutta, infatti c'era anche comunque la boccettina. Ed è il portachiavi, sì. Con i cavi, con il cavetto dati e USB e cavetto dati. Purtroppo per il mio non va bene, quindi niente. O lo do a mia madre che dovrebbe andare bene questo, mi sembra. O niente, lo uso come portachiavi. Lo uso semplicemente come portachiavi. Poi qui c'è il gogo, ma non era tutto gogo. Se questo era gogo, no, adesso qua ci ho messo un po' di cose, io adesso qua è venuto via. Devo andare a recuperare le cose, non le marche, non ne so, insomma. Allora, questa. Ah, giusto, questa che è di Broadway. Questa farfallina non so se è la sua catenina perché in realtà era dentro così. Era dentro senza la catenina. E anche la catenina va dentro da sola. Quindi non so. E poi questi orecchini sono di Gogo Gioielli, sì. Questi qua dei brillantini. Ok. E poi cos'altro? Vediamo cosa riesco a farvi vedere. Questi sono vuoti, questi sono usati io. Ah, beh, poi qua ci sono altre pucciosi e altri vecchini ciondoli. Non so, ce n'è un paio per esempio. Ce n'è un paio che è benissimo in legno. Sono appunto questi. Sto filo, scusate. Sono questi in legno. Poi c'è anche l'altro suo, poi c'è questo, sono coppie, sono tutti e due. Ho scritto love, adesso poi c'è il coso, quindi niente. Che poi io sono rimbambita, oh, il pop socket dietro. Ok, poi c'è quest'altro qui, quest'altro paio che va benissimo. Ok, questo così.
numero 2. Questo quello dell'altro, questo quello dell'altro. Poi c'è questo ciondolo di Good Luck, ciondolo d'angioletto, ovecchini a triangolo, a quadrifoglio, e poi qua c'è un dimovellato, un pappagallino, sì, un pappagallino, guarda quanto è carino. E poi, ah vabbè, qui dentro questa bellissima scatoletta, bellissima. No, qui ci ho messo cose. Ah, vabbè, ok, sono le commesse di vittura di Cleo Bijou, ma cioè dati così, sono ancora di vittura il prezzo. E poi altri, ecco, tipo questi. Oh, questi sono. Questi non credo siano miei, non c'è scritto nulla. Questi non sono un'imitazione della Braille, credo. Non lo so. La Braille Store. Poi vabbè, altri vecchini sono questi, perline anche questi, vabbè, questi qui, vabbè, insomma nulla. Adesso poi ci sono un po' di cose che devo scastrare bene, e poi mettiamo tutto in vendita. Se vi interessa qualcosa fatemi sapere. Io metto comunque in vendita sul mio Spock, sulla mia pagina Facebook, e taggo qualcosa anche su 21 Buttons. E nulla, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, e se siete interessati contattatemi. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!